La fitodepurazione, questa è la pratica che prevede l'utilizzo di alcune specie di piante in alcuni ambienti particolari per trarre dall'acqua quelli che sono alcune delle sostanze più inquinanti, l'azoto, il fosforo e altre sostanze. Ne vogliamo parlare in compagnia di Francesco Vincenzi, presidente dell'ANBI, benvenuto ancora una volta, Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio Acque Irrigue, e Carlo Bendoricchio, direttore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia Meto. Benvenuti. Grazie. Allora, intanto spieghiamo, Francesco, che cos'è la fitodepurazione. Io l'ho un po' accennata, ma spieghiamolo meglio. La fitodepurazione è una tecnica che viene molto utilizzata nel nostro territorio, in particolare dai consorzi di bonifica. È una tecnica naturale dove cerchiamo di pulire l'acqua da degli inquinanti importanti come l'azoto e il fosforo per renderla innanzitutto più adatta all'agricoltura, un'agricoltura di qualità che prevede quindi l'utilizzo di acqua di altissima qualità, ma anche per creare quell'ambiente, per eliminare quelle problematiche ambientali causate da questi due nutrienti che, se da un lato sono nutrienti, dall'altro a volte nutrono delle alghe, nutrono dei vegetali che purtroppo nei laghi, nelle lagune o all'interno dei nostri canali potrebbero creare dei grossi problemi. Questa tecnica prevede la piantumazione di piante, sia arboree che vegetali, che servono appunto a mangiare, diciamo così, questi inquinanti e rendere quest'acqua più utilizzabile per l'agricoltura e per l'ambiente. Carlo Bendoricchio, che piante vengono usate normalmente? Ma le piante che hanno il miglior effetto di fitodepurazione sono la tifa, il fragmites, il cariceto, la cannuccia di palude, sì. Diciamo, quella che vediamo negli ambienti paludosi. E nella realizzazione però di questi interventi cerchiamo anche di realizzare qualcosa di più simile agli ambienti paludosi naturali, e quindi si parte dalla terra fino all'acqua con degli ambienti di transizione, quindi passando anche per impianti arbori o arbustivi con salice, ontano, quercia, e poi specie, varie specie, esatto. Non solo appunto erbacee ma anche arboree. Interessante, ci torniamo tra poco perché questo poi ci porta a parlare anche del lato ambientale, non soltanto di utilità umana meramente detta. Di nuovo Francesco, da quanto tempo l'ANBI si occupa di questo tipo di progetti in Italia, sul suolo italiano, o vari tipi di progetti che avete in passato? Sì, i consorzi di bonifica sono da più di 20 anni che stanno cercando di creare queste condizioni per creare questi impianti di fitodepurazione nel nostro paese. Un momento in quegli anni che c'era molta attenzione per l'ambiente, ma soprattutto per un'agricoltura che sapeva che per affrontare le sfide del futuro avrebbe dovuto giocare alla carta della qualità, e per avere un'agricoltura, un agroalimentare di qualità, è chiaro che avere un'acqua di qualità era altrettanto importante. E dall'altra parte sapevamo di dover dare delle risposte a un territorio che era ampiamente modificato, un territorio urbanizzato, che naturalmente la nostra acqua, nel percorrere il suo percorso all'interno dei nostri canali, intersecava questi centri abitati dove naturalmente le abitazioni e gli scarichi dei depuratori creavano delle condizioni non idonee per la qualità delle nostre acque. Ecco, sì, spieghiamo meglio che tipo di acque vengono poi portate verso questi bacini di fitodepurazione. Abbiamo spiegato che vengono poi utilizzati molto spesso per l'irrigazione dei campi, e questo, certo, è l'utilizzo finale che si fa di queste acque depurate, ma a livello di la loro provenienza? La loro provenienza sono per il 90%, noi l'acqua la preleviamo dai fiumi principali del nostro paese, pensiamo al Po, pensiamo al Brenta, pensiamo al Piave, pensiamo a tutti i grandi fiumi che conosciamo all'interno del nostro paese, dal nord al sud. È chiaro che quest'acqua che preleviamo all'interno di questi fiumi, nonostante negli ultimi anni sia aumentata la qualità di quest'acqua all'interno di questi fiumi, percorrendo il nostro territorio e intersecandosi appunto con dei centri abitati, con degli scarichi, quindi anche se regolamentati, ma comunque che prevedono degli scarichi e degli sversamenti da parte industriale, da parte anche urbana, ci mettono nelle condizioni di dire che quell'acqua che preleviamo non è più adatta a fare questa agricoltura di altissima qualità. È proprio per questo che noi giochiamo la carta della fitodepurazione in buona parte del territorio. In questo caso, dove mettiamo in atto la fitodepurazione, riusciamo a garantire un'acqua in agricoltura, ma soprattutto ad aumentare quella straordinaria biodiversità che la nostra acqua all'interno dei nostri territori crea naturalmente, e quindi anche un vantaggio per l'ambiente. Eh sì, dicevamo prima con Carlo Bendoricchio, appunto, Carlo, da questo punto di vista non è soltanto importante il tipo di specie di alberi e piante che vengono messi a dimora o che vengono gestiti in un certo modo, non è soltanto importante il tipo di acqua, ma è anche importante poi l'ambiente che si crea con questo tipo di tecnica. Partiamo proprio dalla fase progettuale, dove creiamo un sistema dove le piante possano svilupparsi da sole, quindi non vediamo la pianta, la fragmites, come elemento della progettazione, ma come un qualcosa che andrà a popolare ciò che abbiamo realizzato. Quello che cerchiamo di fare è creare un ambiente dove l'acqua possa avere uno spazio più ampio dove distribuirsi e rimanere a contatto con questa vegetazione che poi si svilupperà all'interno dei sistemi.
Quindi, di fitodepurazione. Sì, sicuramente è importantissimo questo aspetto. Tanto questi ambienti poi si arricchiscono di vita selvatica, vero? Dei monitoraggi che abbiamo sviluppato nel post opera hanno portato ad evidenziare nelle aree più ampie che abbiamo realizzato delle garzaie di aironi che arrivano fino a 150 nidi, accidenti, oltre 150 nidi di quattro specie diverse di aironi, poi marangone minore, insomma vari sistemi. Sì, perché nella Laguna di Venezia è presente anche il marangone minore, che è una specie di grande importanza, di valenza ornitologica e zoologica. Alcuni dei principali progetti, appunto mi veniva in mente la Laguna di Venezia, sono stati proprio realizzati per depurare le acque della Laguna di Venezia, è così? Sì, circa anni 2000, diciamo, con una programmazione regionale per il disinquinamento delle acque della Laguna di Venezia, si è arrivati a capire che oltre alla riduzione all'origine, quindi cercare di inquinare di meno e di migliorare i sistemi di depurazione per lo scarico, era importante realizzare dei sistemi di fitodepurazione lungo i corsi d'acqua. E quindi abbiamo cominciato a modificare la geometria del corso d'acqua, allargandolo in modo da dare più spazio all'acqua, pure i tempi di contatto fra acqua e piante, e realizzando degli impianti di fitodepurazione paralleli ai corsi d'acqua, svincolati allo stesso, che vengono alimentati dal canale. E sono stati raggiunti dei bei risultati, vero? Abbiamo dei monitoraggi fatti sempre post-opera su un ambito in provincia di Venezia da 20 ettari, quindi molto grande anche, raggiunge il 70% di abbattimento dell'azoto totale, il 65% per il fosforo e per i solidi sospesi, pressa poco gli stessi risultati. Sì, che poi sono le sostanze che la fitodepurazione può combattere, può contenere, perché altre sostanze invece questo tipo di depurazione non le può fermare, vero? Certo, no, alcuni metalli pesanti, alcune altre sostanze che purtroppo l'inquinamento a volte ci porta all'interno dei nostri corsi d'acqua non riescono assolutamente a essere curate, diciamo così, con la fitodepurazione, ma hanno il percorso dell'acqua procura dei sedimenti, naturalmente essendo più pesanti come peso specifico rimangono nel primo tratto del canale, poi man mano che andiamo avanti l'acqua migliora ed è lì che dopo interviene invece per quei solidi come i nitrati ed il fosforo interviene la fitodepurazione. Questo è importante anche perché appunto poi bisogna conoscere, è tutto giusto dare un'informazione completa di questo, che è comunque una pratica stupenda che mette insieme la natura, la capacità delle piante di darci una mano, l'ambiente che si ricrea, poi che è un ambiente lagunare interessante per molte specie avicole, per esempio di importanza veramente internazionale. Grazie.